Ciao amici! Come estades? Stasera voglio provare per benino Formula 1 e divertirmi. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements. Buonasera, voglio. Come state? Come state, Sound Alert e Stream Elements? Condividiamo la live. Avil Real, grande Avi, come stai? Come stai? Ciao mitico, ciao. Allora, stasera voglio incominciare. Io bene, sono veramente stanco, ti dico la verità. Però mai stanco di giocare. Mai stanco di giocare. Tu come stai, amico? Tutto bene? Mi sto preparando, c'è tutto il casino qua, perché guarda come, che capelli che ho, ho fatto la doccia, ma che roba. Non sono neanche riuscito ad andare in palestra per farti capire quanto sono stanco e quanto non ho proprio neanche voglia di... Sto bene, dai, bella lì, grandi ragazzi, ragazzi, benvenuti, benvenute, dai che dobbiamo farti 600 follower, amici. Allora, condividiamo su Twitter e partiamo. Partiamo con la preview di Formula 1 2022. Sapete che qualcuno l'ha già dato, ha già dato il gioco oggi, perché tipo le catene di videogiochi, insomma, fanno un po' questo, lo danno il giorno prima, però noi è da martedì che ce l'abbiamo, eh? Ce l'abbiamo e abbiamo fatto un'infarinatura martedì, però è stata un po' così. Invece io vorrei proprio... Supercar, bella. Allora, vuoi fare la carriera da solo, eh? Ah, puoi fare solo come... Ciao Manuel, grandissimi. Allora, vai, inizia in Formula 2, dai. Allora, iniziamo in Formula 2, dai. Siamo coi piedi per terra. Ciao Manuel, ciao Loki, grandissimi. Come state? Allora, vediamo di usare le impostazioni consigliate come mi dice lui, Per prima cosa, perché scegli magari il mi tuo dice sistema. delle cose vere, delle cose belle. Ciao amici, come state? Come state? Allora, l'avatar, domani è il grande giorno, domani è il primo amico. Non posso cantare la canzone prima perché porta malissimo. No, non è vero, però fa niente. Domani sera, quando entrerai, la prima cosa che sentirai è: dov'è la bandiera dell'Italia? No, scusa, è la canzoncina del tuo comple. Eh già, ragazzi, come mai non c'è l'Italia? Sarà più in basso? Assolutamente sì. Ecco, ragazzi, dai, andiamo a Marco Drams Games. No! Game. Allora, Marco Drums Games. Allora, Marco Drums
Games. Secondo te chi lo vince a Silverstone? Perez. Non lo so. Ti dico la verità. Non lo so. È un po' in dubbio, la gara. Sicuramente qua da Marco Drums la vincerò io. Sicuramente la vincerà il mitico Marco Drums Leclerc. E il suo aspetto? Vabbè, i caschi, va bene quello che c'è. Sì, la posizione vittoriosa me ne frega neanche niente. Seleziona squadra. Che belle squadrette. Allora, Corlin, posso. ARK, Dam, Virtuosi, Motorsport. Prema. Trident. E facciamo Trevor Carlin. Ciao ragazzi, ciao Andrea! Dai, Milano, Milano. Com'è sto Formula 1? Ciao non filtrato 41. Ciao amico mio, se non sei iscritto, iscriviti immediatamente al canale, grandissimo. Allora, ti dico la verità. Ottimo, abbiamo Non è finito l'ultimo, male, puoi non è ritornare. male. Allora, è molto più bello graficamente, è molto colorato, è molto più simulativo. Non ci sono i colpetti che c'erano, non so, per dire, sai, sui replay. Ci sto facendo, mi sono fatto un full immersion nel Monaco in giro veloce. Esatto. E quindi secondo me è bello, è molto bello, ti devo dire la verità. Scelta gomme, andiamo di medie. Guardiamo la sessione. Allora, ti faccio vedere un attimo un po' com'è. Allora, stiamo andando con la F2. Vabbè, è vero. Non mi ricordavo più che c'avevo le marce manuali. Vabbè, fa niente. Bisogna stare un po' attenti al gas, però ti dico che secondo me l'erogazione motore è migliorata un botto. In quell'altro facevo una fatica a cambiare marcia. A livello dettaglio, ruote, luci, è fighissimo, eh. Devo prenderci ancora un po' la mano. Sì. Sì, grazie Andrea. Cannata completamente. Sono indeciso di prendere subito. Fare l'abbonamento e approvarlo 10 ore. Allora, io ti dico una cosa, io l'abbonamento alle Play l'avevo già fatto, tanto sono 24 euro un anno e c'è dentro comunque anche i Need for Speed, c'è dentro un sacco di giochi, le prove, quindi non è buttato via, sinceramente. Se posso darti un consiglio, io farei quello che tu hai detto, perché sono 79 euro, se poi non ti piace, sinceramente, le butti via. Io ho visto una bella differenza dal 2021, ti dico la verità. Però Le emozioni delle qualifiche sono ormai alle è spalle. Ti vediamo sempre, alle prime come si tre posizioni. dice, Vips, Aitken e una tra. io posso farti vedere quello che vuoi stasera, mi dici fai quello, fai quello, fai l'altro, te lo posso far vedere, però poi l'esperienza alla guida la devi fare tu. Quindi, sinceramente, io ti consiglierei di fare quello che hai detto, Perché tanto poi ci Sakhir sono un sacco di non giochi, cambia nelle idea Play quando comunque Aitken sta mettono per dentro iniziare la gara di oggi? un bel po' di giochi. Diciamo che io ho anche la Xbox Series X e quindi
Lea Play dentro nel pass Ultimate, lo potevo provare anche gratis, ma mi sono fatto lo stesso il pass sulla Lea Sport, Lea Play sulla PlayStation, per avere le prove dei giochi, come dicevi tu, e anche tanti altri giochi. Io Need for Speed, per dire, a parte che li avevo già comprati tutti, però mi mancava un paio di Need for Speed, me li sono giocati su lì, ecco. Anche Plan vs Zombie, c'è un sacco di giochini interessanti, eh. It Takes Two, che è bellissimo. Secondo me fai veramente bene a fare come hai detto tu. Io ti do questo consiglio. No, comunque vieni dentro a vederlo da me, tanto io ti sono qui tutti i giorni, giochiamo a Formula 1, a Gran Turismo, e se ti piace lo proviamo insieme, dai, eh? Se ti va, se ti fa piacere, ti chiedo di iscriverti al mio canale, amico mio, dai che arriviamo a 600 follower. Samaya e Theo Purcher. Zou, Boshun, Sato e Alessio. Grandissimo, non filtrato. Dai. Allora, vedi, a livello proprio grafica, macchine, personaggi, movimenti, è fatto molto meglio. Molto bello. Non c'è, credo, ancora. Non puoi fare lo share play con lui. No, Manuel. Non si può. Tanto c'è la prova di 10 ore, Manuel. No, guarda, Manuel, dopo questi giorni qua che abbiamo incasinato le mie live con i parti incasinati, con problemi tecnici, audio, ho deciso che prima di andare ancora... Sì. Sì, fai bene, non filtrato. Fai bene. Allora, guarda un attimo. Poi, sinceramente, io con Logitech G923 mi trovo veramente bene. Ciao amici! Ah, grazie mille. Grandissimo. Ma che comunque abbiamo una grandissima community qua. I ragazzi che sono anche in chat, che se... A parte che ci divertiamo, se hai bisogno di qualcosa, chiedi che... Se riusciamo, ti... Grande Albu! E poi, tra l'altro, se ti può interessare, a parte l'iscrizione a sto canale di Twitch, se ti interessa... Ah, grande! A Gran Turismo gioco, e gioco anche con la gente, quindi si potrebbe anche domani sera... Ok, grazie Andrea, dopo la guardo volentieri. Io sinceramente mi trovo abbastanza bene col volante, ti dico la verità. È solo una questione che devo, vedi, tipo adesso ho sbagliato, devo abituarmi al gioco, però sto anche leggendo i vostri commenti, quindi un po'. Adesso ho cominciato la campagna con le impostazioni. Sì, avevo capito, grazie Andrea, grandissimo. Comunque, non filtrato, Andrea, mi sembra scrivendo, dimmi anche se non sbaglio, che lui che gioca anche a Gran Turismo, non ci siamo mai beccati, quindi se domani sera vieni ci possiamo fare insieme a Andrea, insieme a Kevin, insieme a tutti gli altri, campagna, porca loca, per leggere quello che ha scritto Manuel sono andato dritto. Dai, volentieri, non filtrato. Esatto, Sharder, il mitico Sharderino, che fa delle livree pazzesche. Se non hai mai visto le nostre livree non filtrato, vedrai che livree ci fa l'amico Sharder. E poi se ti fa piacere e vieni dentro a giocare spesso con noi, puoi usare le livree fatte per la nostra squadra corse, che noi abbiamo fatto così per gioco, una squadra corse... con le nostre livree, quindi è fighissimo. Domani sera, allora, io praticamente ho comprato quasi tutte le macchine di Gran Turismo, me ne mancano solo tre, poi il resto sto ancora finendo le prove sul circuito, perché comunque gioco con voi, con gli amici di Twitch, quindi ci vuole un po' di tempo per fare le cose. Intanto ti farei notare, non so ragazzi come vedete voi da Twitch, perché a volte la linea va benissimo, a volte si vede un po' malino, insomma Twitch a volte non è proprio
Perfetto, probabilmente dalla linea di streamer più grandi a noi ci lascia le briciole delle connessioni, però non, no, assolutamente, grazie ad Amazon e a Twitch che ci permette di stare insieme e divertirci insieme alla sera, e comunque secondo me è così, ogni tanto, e ci sono le gomme, ci sono... Si vedono proprio delle cose fighissime sulle gomme. Allora, dovete scusarmi che ho ancora le indicazioni per terra. Ma allora, in Gran Turismo 7 ho già imparato completamente, ragazzi, tutte le piste. Quasi tutte, eh. In Formula 1... che è la cosa più assurda, perché in teoria Formula 1 sono meno piste, a parte che sono 20 e 22 piste, quindi non sono poche, però non mi ricordo bene i tracciati, quindi all'inizio devo fare un po' così. Poi tra l'altro domenica c'è Silverstone, domenica porterò Silverstone a casa mia, nel senso che alle 2 del pomeriggio simulerò la gara reale come fanno i piloti, e quindi giocheremo per 60-70 giri quello che è la gara completa, eh. Vi aspetto domenica alle 2 del pomeriggio, se non andate al mare, non andate fuori, non andate in piscina, state a casa a rilassarvi un po' in tranquillità, ci vediamo tutti a vedere la gara di Marco Drums Games Channel su Silverstone, e sicuramente dico, vincerà Marco Drums Leclerc, ma vincerà sicuramente la Ferrari, quindi spero che porti bene. Ti porti la pista a casa. Esatto, mi porto la pista a casa. Penso che non l'abbia mai detto nessuno, eh. Questa macchina è un po' un cadavere, però ci sta. È una macchina di Milano, la Trident. Penso che faccia le gomme da masticare. Vero o no, ragazzi? Non è Trident. Non fa mica le gomme da masticare. Allora, vi faccio vedere com'è il nuovo Formula 1. Allora, a livello in preview, ragazzi, eh. Tra l'altro l'avevo già portato martedì in preview. Ieri sera ho fatto Five Guys. Infatti, allora, sai cos'è, Andrea? Si fa subito si vuole andare subito nella classe regina, no? Come tutte le cose, magari anche in MotoGP così. Però bisogna imparare un po' come fanno nella realtà i piloti, che bisogna imparare dalle macchine e dalle moto più scarse, no? Nessuno va su la MotoGP, iniziano tutti dalla Moto3 o anche classi minori dei campionati italiani o di ogni nazione, insomma, di ogni... Tra l'altro mi piace molto sia il sound di questo gioco che la grafica, ma anche il gameplay. Io vi dico che martedì ero un po' rimasto male, però abbiamo incasinato la live con l'online, con il party, con io e Sharder, che faremo il campionato a due, io e l'amico Sharder, quindi poi appena possibile faremo il campionato a due, la carriera. E questa curva qua l'ho cannata, eh? La canno sempre, e quindi è stata un po' incasinata, non avevo capito bene il gioco sinceramente. Adesso sei all'ultimo giro, mi sembra di entrare più nelle corde del videogioco. No, in realtà, allora, non scala boom boom a botta, quello l'ho visto, guarda adesso, eh. Vedi che fa fatica a scalare? Sì, quello sì. Ma in salita salgono, in discesa. In discesa, quando scali marcia, sì. Vedi? Ho dovuto schiacciare tre volte perché mi buttasse giù in seconda. Sì, sì, quello è vero. Ciao amici e amiche. Ragazzi,
Mi sono girato, incredibile, anche con la Formula 2 mi giro. Secondo me se mi danno un triciclo mi giro anche col triciclo. Allora, una cosa che ho notato di questo gioco, ragazzi, i cordoli bisogna stare... Quella the Jack! Grandissimo! Guarda che gioco in preview ti porto! Esce domani, il Day One è domani. E il Marco Drums te lo porta già in preview, amico mio. Ormai, vabbè, l'ha portato il mondo, intero, però... Però Marco Drums l'aveva già portato anche martedì. Mi sto divertendo un botto, ragazzi. Nel senso che stasera mi sto veramente divertendo. Ah, non filtrato, comunque se ti può interessare, ho anche un bel canalino YouTube dove porto un sacco di video, ho anche il glitch che c'è su Gran Turismo. E vai! Drums ha Assolutamente vinto! fantastico, davvero. Ottimo lavoro. Fantastico! La prima gara in Sakhir di Marco Drums Games e anche pilota del giorno! Incredibile, ragazzi, incredibile! Splendido lavoro da parte della squadra che porta a casa questa vittoria storica. Questa è la Laura, il Giovanni, il Davide, Giuseppe. quali fattori hanno portato alla vittoria? La risposta è tutto sommato Pettine semplice. verde, Mai ceduto ieri. un passo No, agli non c'è arrivato avversari. nulla. Potremmo discutere per ore di strategie diplomatici, Oh, ma amore questo momento mio! bisogna Ciao, trovare Carla! tutti a fare la Come stai, differenza amore? insieme. Guarda qui che gioco ti Davide, porto. il suo futuro Formula c'è, 1è presente. 2022. Salutami Vittorio, È il momento che tutti eh. Guarda, aspettavamo, amore mio, ho uno dei giorni più vinto! sorprendenti degli ultimi tempi. Ho Vittoria vinto! eccezionale per la Trident. La scuderia ha compiuto passi da gigante in Formula 2, riuscì a Passi dimostrare da non solo di non essere stata di gigante! pari, ma anche Passi di da essere favorita. gigante! Congratulazioni a tutti. Magari solo 90. Ok, amore, dai, quando arrivi poi dopo vieni qua un po' con noi che probabilmente arriverà anche Charter. Ok. Pilota migliore del mondo, Drums. Che bello ragazzi quando vanno su questi contatori e mi danno le cose. Oh! Allora io dovrei sbloccare le cose del pass, sinceramente. 90 euro di carote, amore mio. 90 euro di carote. E dopo questa gara rivediamo la Oh, situazione della Marco Drums classifica. Games. Io volevo Alla vedere fine di questo gli weekend highlights, avremo. gli highlights. Vediamo un attimo. Vorrei proprio capire se hanno tolto quella parte noiosa. Sì, domani sera faccio Gran Turismo, Andrea. Domani sera faccio Gran Turismo. Belle ste immagini. Belle. Queste cose qua non c'erano sul Formula 1. Assolutamente sì, Andrea, anche perché l'amico non filtrato dovrebbe venire anche lui domani sera e ci facciamo un bel online. Sicuramente Sharder c'è e ci facciamo qualche bel giretto, ok? Ah, proprio una gara noiosa, noiosa, eh? Questi sono gli highlights della gara, ragazzi, l'inizio e la fine. Ma certo, amore mio, fare il streamer costa un botto, per quello ho bisogno di voi, ragazzi, abbonamenti, abbonatevi, 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 raga. Ok. Non costa 90 euro comunque, non lo sai, tu non sai quanto costano i giochi, amico mio. Allora, avanza, vai. Passiamo alla seconda gara, secondo me. Ma che l'hai pagato tu il gioco, ma che stai a di... Ma sta saltando... Ah no, forse perché la Formula 2 non fa tutti... grande Andrea. La Formula 1, la Formula 2 non fa tutti i Gran Premi, Andrea? Credo proprio di no, eh. Ma è possibile che non li segue? Non li segue? Mi sembra un po' strano. Se salta. Se salta. Saltano, eh? Saltano delle gare. Ah, ok. Ah, solo 10. Ah, Madonna. Ah. Allora, questa pista qua è ostica, eh? Nel Formula 1 2021 facevo una fatica
impressionante a farla. Vediamo un attimo. Cordolo. Ah, io non vorrei parlare troppo in fretta, raga, eh? Anche perché non siamo su, non siamo su le F, le Formula 1, ma siamo sulla Formula 2, eh? Quindi non vorrei sbilanciarmi. Quando arrivo alla fine vi dico cosa penso. Porca. Allora, sì, che non... Sono arrivati Giulio Lord e Charder? Non li ho visti in chat. Allora, secondo me è più guidabile, ragazzi. Faccio sempre una fatica col Formula 1 2021. Sempre una fatica a Monte Carlo da tenerla in pista sta macchina, che è una cosa incredibile. Invece qui, secondo me, l'hanno... Come si può dire? L'hanno. Siamo pronti per la gara di domani con queste prime tre posizioni. Una Trident, Daruvala e Jack Aitken. Un saluto per il momento, ma vi diamo appuntamento a domani per la feature race. E beh, ma è la pista che fa schifo, Andrea. Però io riesco bene. Cioè, ti ricordi quando giocavo il Formula 1 su quell'altro? Che bordello, davvero? Infatti non avevo mai voglia. Devo dire la verità che questo può essere anche perché è la Formula 2, scenico tra i più famosi al mondo. L'entusiasmo è palpabile, non vediamo l'ora che inizi la gara di oggi. Il circuito di Monte Carlo, per motivi strettamente pratici, è rimasto inalterato dal suo esordio nel 1900. Però Carlo andavi veloce, eh? Difficile da credere, ma questa non ti piace, ma andavi veramente veloce. Quando hai fatto la prova quel giorno là, sei stata bravissima. Quasi meglio di Gran Turismo. Conta soprattutto l'abilità tecnica. Monaco l'hanno già fatto, aspetto i 70 giri. A Monaco? Io l'ho fatto i 70 giri, amico mio, a Monaco. Ho cominciato proprio da Monaco, no, quella prima di Monaco, a fare 70 giri. Se vai sul mio canale YouTube, troverai tutte le gare fino adesso. Però ho cominciato, credo, da... Beh, non me lo ricordo. La prima non l'ho fatta. No, era... Non me lo ricordo quanti giri era. Se andate sul canale YouTube, ragazzi... Vediamo un attimo se riesco a beccare subito il video. Allora, Marco Drums Games su YouTube, raga. Termina la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Playlist. Benvenuti in Formula 2. Io sono Alex. Ok, ho fatto anche le playlist se volete vedere solo le cose specifiche. Vediamo se riesco a beccare velocemente la Formula 1. Vi dico quanti giri sono. In assoluto, Monaco. Davide, cos'ha questo tracciato di tanto speciale? Alex, sono più che lieto di affiancarti. Quello di Monaco è un tracciato. Gran Turismo. Quanti video c'è di Gran Turismo? 100, 126 video di Gran Turismo, raga, sul mio canale YouTube. Perché proprio Gran Turismo non mi piace. E adesso dovrei fare anche Formula 1 2022, perché Formula 1 è quello del 2021. Non riesco a beccarlo così velocemente, raga. Allora, quello del Canada, per dire che l'ho appena fatto, pochissimo tempo fa, erano, vediamo un secondo raga, il Canada mi sono fatto 70 giri, Carla al quarto giro è stanca, sì, effettivamente. Allora ragazzi, ci mettiamo in modalità racing, frizione, 3, 2, 1, via! E... Sì, ma Red Bull non puoi superarmi perché ho io la curva a destra. Adesso 5 giri di...
Davvero? Beh, Andrea, però anche quando guardi la gara, cioè sono 70 volte che fanno le stesse cose. Sì, è vero che le gare sono le gare, però... Dopo Manuel, a Monza, dice, a Monaco... Porca loca. Oh, questa qui ha fatto 70 giri l'altra volta, non ho ancora imparato bene come prenderla. Effettivamente sta pista non so, vi dico la verità, perché è ancora dentro nel circuito internazionale della Formula 1. Uè, Team Fad, grandissimo, come stai amico mio? Guarda che cosa ti porto, Formula 1 22. Bene bene, Frank Gantuino. Eh beh sì, perché hai un sacco di macchine. Tu cambi le macchine, Andrea, e cambia praticamente tutto, anche se poi le piste sono quelle, i giri sono quelli. Ti arriva domani? Oh, perfetto, perfetto. Perfetto, grandissimo. Io è da martedì che lo streamo, infatti l'altra volta è rientrato, mi sembra. O ieri sera si è entrato, non me lo ricordo. Comunque l'altra sera è stata incasinata, perché abbiamo voluto provare subito a fare la carriera io e l'amico Sharder. E infatti, martedì avevo streamato già il Formula 1 2022. E ti devo dire la verità, mi piace un botto. Però, chiaramente, come l'amico Andrea qui in chat, che l'ha comprato anche lui, stava dicendo, è ripetitivo. E certamente sì, Formula 1 è un gioco ripetitivo. Diciamo che la bellezza è ripetersi migliorandosi ogni volta e cercando di concludere la gara senza far danni e correndo sempre meglio di giro in giro. Davvero? Esatto, bravo, bravo, sì. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Creare circuiti sarebbe, credo, il sogno, sogno di tutti. Prendi le macchine da Formula 1, crei il circuito come vuoi. Quello sarebbe figo. Penso che, non so, fra qualche anno magari faranno anche una roba del genere, così la community fa circuiti e magari sinceramente faranno anche circuiti più belli di quelli che fanno gli... Era quello delle macchine della Ubisoft, che potevi fare i circuiti, era bellissimo, almeno era uno di quelli che si poteva fare i circuiti come volevi, non me lo ricordo come si chiama, avevi una macchinina e si poteva fare il circuito, io ne avevo fatti 7 o 8. Anche, vabbè, non c'entra niente con la Formula 1, con i giochi seri, però è bellissimo e ho portato un sacco di video anche sul mio canale, ragazzi, della Milestone, della ditta questa qua di Milano, Hot Wheels, sì, l'ultimo Hot Wheels è veramente una figata, ti puoi creare le piste come vuoi, bellissimo gioco, ho fatto penso una cinquantina, sessantina di video, dopo l'ho mollato per fare altro, ma... Allora, io vi dico la verità, col volante mi trovo bene, col gameplay mi trovo bene, con l'erogazione motore mi trovo molto meglio che il Formula 1 2021, che aveva un'erogazione tipo che partiva e poi arrivava subito al massimo regime e andava sempre un po' fuori giro. Eh sì, lo vedi domani, perché... Un conto è venire a vedere gli streamer o comunque altra gente che lo fa, vedi un po' com'è il gioco, però devi provarlo con le tue mani, Dario. Allora, io ragazzi a volte mi dimentico i nomi, non lo faccio apposta, ma ho una certa età, quindi se per caso sbaglio a dire il vostro nome, basta che mi dite se l'ho detto giusto o se ho sbagliato mi dite il nome, raga, perché ho un po' di problematiche a ricordare tutti voi, che siete tantissimi e grandissimi e mitici, però mi sembra che ti chiami Dario, Abbiamo chiacchierato insieme su WhatsApp.
Allora, Dario ha creato il team mio di Marco Drums Games, Shard, Diego, ecco, vedi che ho sbagliato. scusa. Però dai, la D c'era, mitico. Quindi proprio del tutto non l'ho sbagliato, potevo chiamarti anche Giovanni, per dire. Invece no. Grande Diego. Allora, no, stavo dicendo a tutti gli amici che ci sono presenti adesso, che tra l'altro... No, ma io sbaglio perché li sbaglio tutti, cioè Andrea non lo sbaglio perché nel nick della... Vedi, tu hai messo invece il nome del tuo gruppo che fate gare, e quindi non so il nome, di solito li chiamo con i primi tre o quattro lettere dei nomi di chi entra, perché sennò non me lo ricordo. Dopo un po', vabbè, i nomi me li ricordo, non tutti, però vabbè. Esatto. Vedi, tipo Manuel, c'è scritto Manuel, quindi se poi si chiama Giovanni non lo so, però lì c'è scritto Manuel, lo chiamo Manuel. Comunque ragazzi, il mitico Diego ha creato un gruppo dove corrono Formula 1 2022, dove faranno un campionato. Io ho accettato grazie all'amico Player, che tra l'altro ieri oggi non l'ho visto in live, e quando posso vado a divertirmi con loro, ecco, insomma. Poi al massimo gli farò pubblicità al campionato quando è in grana per bene, visto che devono ancora iniziarlo, il gioco arriva domani, e quando poi sarà un campionato fatto bene. Gli orari li sai, avevi scritto 10 di mattina, però io sinceramente o lavoro o faccio le cose, quindi dobbiamo un po', quando fate anch'io al campionato, sì, puoi partecipare, iscriviti al suo Twitch e poi vi mettete d'accordo, insomma. Mandatevi un messaggio privato su Twitch, oppure se vuole Diego mette il link del non so, di WhatsApp, boh, quello che volete, insomma. Non c'è problema di Manuel. No problema. I piloti stanno uscendo proprio. Ecco, F1 Calcio Zone su TikTok. Ah, sei tu F1 Calcio Zone? Ah, aspetta che ti... Perché avevo visto un F1 Calcio Zone, ma poi ho detto, ma chi è? Vedi il solito discorso, no? Aspetta. Ok. Ti ho... accettato anch'io su TikTok, F1 Calcio Zone. Grandissimo. Ma di che, grandissimo. Lo sai che ci si dà una mano. Voi venite nelle live, nelle mie live, così sono belle animate, c'è un sacco di gente. Io ti faccio pubblicità sul campionato, poi quando posso volentieri vengo o vi farò da telecronista, lì come si dice. Oppure gioco un po' con voi, perché anche l'altro ragazzo che è in squadra con me, ci siamo sentiti e siete un bel gruppetto. Allora, highlights, grande Diego! Marco Drums, la seconda gara che vince, il nuovo campione del futuro! Grande Manuel! Qui l'ho vista brutta, Qui il tipo mi ha... Mamma mia, blu con i cerchioni viola. Che brutta che è sta macchina. Forse il... Facciamo alle... Il sabato alle 3. Cacchio, alle 3 ho sempre la live. Possiamo magari far coincidere... Sì, no, avevo capito. Tranquillo, perché tanto lo so che i correttori dei cellulari o dell'iPad o dove scrivete, ragazzi, fanno cose strane. È un po' come quando ascolto l'inglese, no raga, ci arriviamo, anche se non capisci tutte le parole si arriva lo stesso a capirci. E poi noi italiani siamo bravi tra i gesti, le movenze, le facce, tutto quanto a farci capire. Comunque vi dico la verità, mi sta piacendo un botto, forse
Sarà anche perché queste macchine qui vanno piano, eh? E rispetto alla Formula 1 hanno meno cavalli, fanno meno le cattivelle. E però vi devo dire la verità, se vi guardate anche le linee, cioè gara noiosissima, eh? Grande Manuel, grande gara noiosissima, ragazzi, perché incredibile, in 5 giri praticamente non si è visto una mazza. Allora vediamo un attimo qui. Allora, com'è la storia? Ah, le telecamere. Ok, vediamo un attimo tutte le telecamere, ragazzi, eh. Qui è bella, qui è stata bella. Allora, gli specchietti scattucchiano un po', eh. Però vediamo la pista con la visuale dentro. Ah, le mani sono bellissime, fatte anche, si vede tutto in alta risoluzione, fatta bene. Ciao amici e amiche, grandissimi, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo a 600 follower stasera, grandi. Ah, la vista della TV, che ci sta sempre, Electronic Arts, ragazzi, Formula 1 l'ha preso, la Electronic Arts. Eh sì. Questa curva qui, diciamo che anche loro la tagliano un pelo, eh? Dobbiamo essere sinceri. Cosa ne pensi sul fatto che puoi mettere in griglia? Cosa ne pensi sul fatto che puoi metterti in griglia da solo? Non lo sapevo, sinceramente. Me lo stai dicendo tu adesso. Ah, ok. Non in griglia da solo, non penso né male né bene, non lo so, non saprei cosa pensare. Io voglio vedere Marco Drums Games però, eh. Scusate raga. Devo... Ma perché non mi fa vedere chi sono io? Vabbè, chi se ne frega. Ah, solo questo forse? Ah, è vero, non c'ho la Ferrari. Scusate, raga. Infatti, vabbè. Sì, sono io. Ok, la visuale da sopra di lato, che non ho mai capito cosa serve, dalla macchina dietro, la macchina dietro più lontano, senza nulla, musetto con gomme e dentro e basta. Vabbè, insomma, ce n'è per tutti i gusti, eh. Allora, mi sto trovando bene. Se voi ragazzi trovate qualcosa, volete sapere qualcosa, ve lo fate sapere che io vi rispondo, raga. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, così arriviamo a 600 follower, amici miei. Tentativo unico a Baku. Ci sta. Allora, diciamo che hanno migliorato un sacco di cose, ma ho già visto due o tre cosettine un po' gnè, però fa niente, dai. Non dobbiamo essere troppo... L'importante è quando poi in un gioco di automobili... Ah, giro di prova. E posso mettermi in griglia da solo. Figo. Allora, questa macchina ha le marce che non scalano a botta, eh. Oh, sto facendo un giro brutto, eh. Allora, a Baku avevo fatto la gara completa, quindi dovrei conoscerla come pista. Io mi sto trovando bene. Ho fatto il campionato singolo, solo pilota, con le impostazioni che mi ha dato lui, quindi non c'è il freno e c'è il cambio manuale. Probabilmente, sicuramente il controllo trazione c'è.
79, Manuel, dovresti sapere il prezzo. Dicevi i primi prezzi di mia moglie e invece quell'altra 119. Sì. Orca loca. Non ci voleva. Sì, PS5 79. A meno che hai lo sconto. Oh mio Dio, la gomma! Spegni il motore. Oddio. No, vai indietro, vai indietro, vai indietro. Ma qua non posso andare indietro di più. Non posso accelerare, ragazzi. Ho rotto l'alettina in quella curva là, che tra l'altro ero pure primo, però vabbè. Allora, sta macchina ha 6 marce effettivamente, sì, diciamo che a livello proprio motore, marce, freno, sì, come dico sempre io, Diego, the show must go on, nel senso, vabbè, ho perso la gomma, la rifamo, torniamo indietro, se no... Infatti... Oh, dove sono? Mamma mia, ma proprio... Brutta, eh? La griglia è stabilita, ora non ci resta che aspettare la gara. Vi aspettiamo domani, pronti per il grande appuntamento. Vabbè. Avanziamo, ho fatto... Sarà tutta in salita, 5 giri in salita, ragazzi. Cinque giri in salita, mega salita. Dai, sessione. Con la pioggia ci sta? No, in realtà non ci sta per niente. Benvenuti in Azerbaigian. A Baku il giro è di circa 6 km per le strade cittadine, con 7 curve a destra e 13 a sinistra. Ok. Un totale di 20. Attenzione alla safety car, oggi gli incidenti sono comuni su questo circuito e il bagnato peggiora la situazione, in particolare nella strada. Ecco perché è così incasinata sta pista. Sì. Ma con la pioggia. Ma perché? La gara sta quasi per iniziare. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Oggi Yuri Dips avrà la pista libera davanti a sé, visto che è partito. Oh, Pier! Anch'io mi dissocio. C'è Marino Sato davanti a me. C'è Marino Sato davanti a me. Non lo guardiamo neanche la griglia, Pierpaolo. Non la guardiamo neanche la griglia, perché è successo un mezzo disastro. Tra l'altro, ciao! Vediamo un attimo cosa combina. Proprio un disastro, ultimo, e come dicono sempre, the show must go on, gli ultimi saranno i primi. Non riesce a avere trazione, porca, non frena, raga. Non ha trazione. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei... Dai! Ma l'ho appena brancato dentro! Pure la penalità! È una gara veramente in salita, raga. Ma dai, ma quanto frenano! Ma porca la miseria! E va come corrono! Ma non è possibile! Come fa a avere quell'accelerazione lì? Mi raggiungono! Dai, non frena! C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Vai! No, non è 41, è 47. Ok. Ciao! Va bene, ciao Diego, mitico!
ma va proprio lento. E poi branca. Un disastrino sta gara, eh. Cioè, e che cavolo. E mi va, non mi fa passare. Scemonito, vai. Ma che cosa è successo, scusami? Non l'ho proprio capita. Perché mi fa così? Perché mi fa così, Pierpaolo? Perché? Allora. Go! Non ha trazione. Guarda, incredibile, non accelera. Niente, non accelera. È veramente dura. Non ho capito perché gli altri... devo andare pian pianino e vedere se... Guarda, allora, tac, giù tutto il pedale, non va. Non va. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare, rimani concentrato. Ciao amore mio. Un disastro. Aspetta, andiamo. Ti saluto. Sì. Ciao. Ti saluto anch'io. Sostanzialmente tre gare da paura e due gare da paura e questo è un disastro. Nove. Sì, ma non va la macchina. Come mai? Boh. Una trazione. No, nessuno. C'è Andrea, ma non so se aveva detto che andava a letto presto, non so se è già uscito. C'è Manuel. Dai, ma che roba, non va! Che cacchio! Incredibile, raga! Ma perché non va? Ciao Sharder! Allora Sharderino, come stai? Come stai, amico mio? No, è incredibile, ragazzi. Non ho capito per quale continuiamo così e cerchiamo di concludere anche motivo fra i primi 10. Grande, grande! Allora, personalizza. Seleziona predefinito. Arrivo, guarda che è arrivato il Sharderino, mo. Sono arrivato anch'io adesso. Tutto bene per adesso, sì, tutto bene, tranne che questa gara qui è impossibile. Domani giochiamo, È impossibile. Ciao Sharder. Sì, infatti. No, ma non ha trazione, Zero trazione, guarda. Guardalo come mi danno via, va. Guarda, guarda. Mi passano tutti. Non ha trazione. Sì, infatti cerco sempre di tenere la seconda, ma
cala talmente tanto di guarda, va, ho frenato tutto e mi è andato addosso, vabbè, guarda, piede del gas a martello, mi vanno via. Guarda del LED, va che roba. Guarda, non tiene, quindi abbassare tantissimo. Porca loca, e mi frenano sti balordi che non frena niente sta macchina. Mi ha rovinato l'ala. Già non riesco a andare, figurati con l'ala. Guarda, non c'è trazione. Mi vanno via. E vabbè, mamma mia ragazzi, ma come si fa sull'acqua? Ma come si fa sull'acqua? Ma davvero, ma come si fa sull'acqua? Non va sta macchina, ma perché? Ma c'ha le gomme da, quelle sono gomme da bagnato, vedo che sono da un mio amico, ma... Ah, ciao Sharder, ciao grandissimo. Grazie che sei passato, stammi bene. Sì, effettivamente. Però caspita, col sereno mi sono trovato bene. E adesso che guarda, tutto, eh. Oh! Oh, 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 che bordello, no. Scusa. No, incredibile, che legnata, scusate, mi scuso con loro perché gli ho tirato giù la tramvata. Allora vediamo un attimo, forse sbagliavo io, e vai però. Vabbè, una toccatina così, raga, ci sta. Vedi, no, non... Niente. Niente da fare, amici di Twitch. Loro vanno più forte. Guarda che roba. Ho tirato tutta la seconda, eh. E mi è anche venuto addosso. E niente, vabbè. Arriviamo alla fine senza danni, dai. La prima cosa strana che ho beccato. Dici? Sì, ma qui è proprio la macchina, vedi che non riesco a andare. Non riesco a prenderli, guarda. Li prendo perché loro frenano. Vediamo se riesco a prendere qualcosa verso la fine del giro. Adesso non ho ancora sbagliato, raga, eh.
Ehi, caspita! Vabbè, dai, finiamo la gara e poi passiamo un'altra che non c'è acqua, perché qui penso che... Ciao, 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 Mitico, a domani, stammi bene. Il bello che la qualifica non era sul bagnato, poi la gara, tac. No, non fare che mi tagli le... Ciao amici e amiche di Twitch. Abbiamo sperimentato la prima gara di campionato sul bagnato e devo dirvi che è un disastro. Questa F2 non va, ragazzi. Quindi per tirarmi su di morale, se volete iscrivetevi al mio canale, dai che arriviamo a 600 follower almeno. La serata sì. Arieggia. Continua a piovere. Sull'acqua questa macchina qua non va, ragazzi. A parte che scivola veramente tantissimo, ma proprio non accelera. O il controllo trazione che non mi fa sbandare, ma praticamente mi leva completamente tutti i giri motore. Ciao amici, amiche di Twitch.
distacco dal tuo compagno avanti a te è 28,5 secondi. Ciao amici e amiche, preview di Formula 1 2022 sull'acqua. Ciao Andrea, grazie mille che sei venuto stasera a farmi compagnia. Dai dai, vai pure a nanna e ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7, ok? Così ci divertiamo, facciamo qualche bella corsettina. Poi nel weekend porterò ancora Formula 1 2022 e spero che entri più gente, perché col Formula 1 2021 c'è un sacco di gente. Non so perché, o perché non è ancora, stanno giocando i campionati, ok Andrea, grandissimo, o perché stanno giocando i campionati ancora su quello vecchio, ma non riesco a capire perché non interessa il preview del 2022. Vabbè, vediamo bene. E tra l'altro è una cosa incredibile, guarda che roba, mi continuano a dar via, no, non va, sbanda, quindi devo frenare. Madonna, ma davvero, eh? Probabilmente, sai che perché non ho trazione? Perché avendo il controllo trazione completo, credo, perché ho usato l'impostazione standard, quelle base del gioco, credo che lui mi abbia messo il controllo trazione completo. Quindi mi taglia tutta la potenza del motore per non farmi girare. Però praticamente mi taglia tutto. Non, vedi? Guarda, adesso ho giù il pedale tutto. E non si gira, quindi io credo proprio che sia per quello che mi danno addirittura via. Non vedi i giri motore come salgono strani, solo in quarta e in quinta. Addirittura zero controllo trazione, mizga. No, non lo so se... Ho la problematica che quando schiaccio e do giù il gas, lo do giù completo. Sì, parzializzo, ma... Il TCS mi serve sempre a me. Dopo, quando finisco la live, li provo, perché già che ho fatto martedì una live tutta strana, Andrea, non voglio fare cose strane, settaggi, roba del genere durante la live. Dopo li provo, ti faccio sapere. Sì. Allora, che la cosa è piacevole perché la prima sera che continuavo a uscire non era di certo piacevole, però non riesco né a fare il giro veloce, porca. A parte che qua poi non tiene. E vabbè. E finiamo questo disastro. Questo disastro di gara. E la fine della gara, ci vediamo nel parco più. Ah, 22esimo, è dalle stelle alle stalle, ragazzi, dalle stelle alle stalle. Incredibile. Pilota Yuri Vips, sì, te lo sei meritato, Yuri. Per un po'
è stata una toccata e fuga. Yuri Vips ha vinto The Light Tech. Cioè, tra l'altro ci sono due tipi che hanno la stessa faccia. Eh sì, è ovvio, no? È ovvio, Andrea, per forza, è tassativo, quando finisce. Nella Formula 2 questo mi è piaciuto. Non è questione di meccanico o astuzia ingegneristica. Saper gestire l'auto su circuito bagnato significa tenere il piede sull'acceleratore più lungo, frenare più tardi. Insomma, però usano ancora le gomme Pirelli, Prestazione fenomenale. E mentre l'Hightech GP si dirige verso Bravo. L'intero pubblico esulta per la meritatissima vittoria di oggi. È stata una gara a bandiera è quella blu, bianca e nera. Non so, non mi dice. C'è le zanzare. Vabbè, insomma, dai. Ha vinto lui, è stato bravo. Però illuminartela troppo. Non è stato il weekend migliore per il leader della classifica che vede. Vediamo gli highlights perché devo capire un attimo che cosa è successo qua, eh. Ok, io sono partito subito. Comunque tutti a rompere le scatole con Gran Turismo per l'acqua, che non è realistica, non c'è nessun gioco che è realistica, a parte Gran Turismo e Forza Motorsport, quindi... qua era l'inizio che stavo un po' competendo e l'ho passato. Dopo praticamente... Sì, Drive Club li paga tutti. L'avevo platinato io, figurati da quanto mi piaceva. Bellissimo, Drive Club era top, sì. Tra l'altro avevo sentito qualcosa di MotorStorm, anche che era un gioco divertentissimo. Mamma che bello che era MotorStorm. E non ho sentito più niente. Avevo sentito che dovevamo fare qualcosa. O uno nuovo, le remastered, boh. E niente, quinto, arrivo in solitaria con l'acqua che fa tipo puff 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 puff, vabbè, bruttissima gara dell'Azerbaigian, bruttissimissima gara, ho preso 0 punti, forse era meglio se mi spaccavo e uscivo. Vediamo qui che cosa siamo, qua siamo alla Gran Bretagna, quella che dobbiamo fare domenica, Silverstone. Quello è tutto Eternit. Ok, vai. Vai. Allora, vediamo come mi comporto senza l'acqua, eh. Effettivamente ci sono piloti che sull'acqua prendono molto di più, eh. Effettivamente devo usare ancora le bandierine perché non mi ricordo le curve, ma devo imparare sta pista
perché domenica la devo fare senza. Vedi, vedi, senza l'acqua. Senza l'acqua l'erogazione del motore c'è e riesco ad andare forte. Devo anche comprare il pass, così mi dà un sacco di roba. Una Trident, Aitken e Richard Vershaw. Tra l'altro poi giocando, diciamo, giocando, sono le 10. Ancora sei lives. No, 11. Ancora tre quarti d'ora. Tra l'altro, partenza è quasi pronta e ci aspetta una gara ad alto tasso di spettacolarità. Ricordo neanche cosa stavo dicendo, raga. Drive Trap, sì, bellissimo. I 5,7 km di Silverstone in Gran Bretagna rappresentano un luogo sacro. Possiamo fare questa e un'altra e poi stoppiamo magari il campionato e lo continuiamo alla prossima. Non capisco proprio perché le migliori opportunità di sorpasso sono al termine delle zone DRS sui rettilinei di Wellington e Hangar. Non capisco perché non mi interessa. O non va dentro nelle concine di Formula 1 2022. Grande Trident, Marco Grams. Vai. Oggi gareggerai sulla pista di casa del. Non stai piovendo, eh? Bandiera rossa. Via. A me piace un sacco, ragazzi, comunque, vi devo dire la verità. Infatti, anch'io domani sera voglio proprio vedere cosa succede, Andrea. Davvero, davvero. Ragazzi, sono talmente stanco, infatti avrei visto anche te, Andrea, che a un certo punto non sto neanche più parlando. Sta venendo giù l'abbiocco, come dici tu, che anche tu fra 10 minuti vai a letto a dormire. Io mi sa che faccio dopo Silverstone, ne faccio un'altra e poi vado a letto anch'io, ragazzi, perché tra le giornate di calore, il lavoro, una cosa e un'altra, davvero... Sono giornate triste, toste, in più non entra neanche gente, curiosa di vedere com'è il Formula 1 2022, non... caspita Andrea, orari assurdi, amico mio, io mi ricordo quando andavo a suonare, che non potevo fare altro oltre che suonare, andare a fare i service audio e luci e andare a lavorare, era veramente una rottura. E poi avevamo i service, noi ce li avevamo quando tutti erano a casa, quindi io non mi sono mai fatto le ferie, Natali, Capodanni, no, il Natale sì perché non andavamo, però i Capodanni, tutte le varie feste, no, perché noi eravamo lì a far musica. Si finiva di lavorare, si andava fino alle 2, 3, 4 di notte, si tornava e il giorno dopo si andava a lavorare. Bella tosta, bella tosterella. Comunque a me piace.
Sì, era terribile, ho fatto 20 anni così. Facevamo venerdì, sabato, domenica nel periodo invernale un posto fisso, era un locale fisso. Al martedì e al giovedì un locale di Milano che era di due cose della moda che non posso dire, comunque vabbè, era loro. Ma perché Assetto Corsa non te lo giochi gratis? Andrea, perché non te lo giochi gratis, Assetto Corsa, competizione? Rispondi, mio amico mio. Perché tu devo prendere, intendi solo scaricarlo e provarlo o comprarlo? No, non ho capito. Aspetto che scrivi. Eh sì, era stato competizione come l'ho comprato io. Io ho speso 40 euro e invece adesso l'hanno dato gratis. Basta che fai o l'extra o il premium. Però se non ti frega niente di provare i giochi nuovi le due ore, ti puoi fare l'extra con 30 euro in più. Cioè il prezzo di comprare Assetto Corsa, c'hai dentro 200 giochi, 400 giochi, adesso non mi ricordo più quanti sono. Sono un bordello comunque. Io ho già fatto 7-8 video con dei giochi fighissimi, tra l'altro c'era anche Shadow of Warrior 3, che ho fatto i video e li ho postati su YouTube, che è veramente un gioco, non voglio dire stupidate perché Doom è un re, però poco, ci assomiglia molto a Doom. Tra l'altro ragazzi sono usciti, se vi può interessare, visto che parliamo un po' di tutto, i giochi che usciranno martedì prossimo col Plus, che sono Crash Bandicoot 4. Certo. Ma io ci ho giocato anche l'altra sera, è bellissimo. Però è molto, molto, molto... molto, devi stare molto attento perché è tosterello, Assetto Corsa è tosterello, è proprio una simulazione. Adesso io non vorrei abituarmi con queste macchine qui che vanno molto meno. Dopo prendo in mano la Formula 1 per fare la gara domenica e non riesco a stare in strada. Sì, competizione è solo un miglioramento completo del primo. Poi tra l'altro hanno fatto anche la versione PlayStation 5 e Xbox Series X e PC, quella con le texture alte, quindi effettivamente è diventato anche un bel gioco, perché l'unica pecca che aveva sulla PS4 è che graficamente non era al top e scattava. Ogni tanto c'erano i cali di frame, ma importanti, non da poco. E adesso non so se li hanno sistemati su PS4, o se hanno fatto solo la versione PS5 Next Gen. Però è tanta roba, sì. Assetto Corsa, la Kunos è una ditta italiana di Milano, credo, se non sbaglio, come la Milestone, che fanno i MotoGP, gli MXGP, che sono le moto da corsa, da motocross, che io ce li ho tutti, tra l'altro, perché mi piacciono tantissimo. È solo che in live vedo che non piace il motocross, quindi quando ho un po' di tempo me li gioco e mi faccio i video su YouTube. Anzi, vi dirò di più ragazzi, visto che abbiamo concluso in bellezza il Gran Premio di Silverstone, chiudiamo qui la live, così l'amico Andrea può andare a riposarsi, io mi vado a riposare anch'io e ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7.
Oh no, non tagliare. Eh sì, amico mio. Mamma mia, non ce la faccio più, guarda, ti dico la verità. Sto quasi, non dico dormendo su qua, ma poco ci manca, davvero. Incredibile. C'ho una faccia anche, non c'ho neanche voglia di parlare tantissimo. Vabbè, comunque ci guardiamo gli highlights. Bella, bella gara. Allora, queste macchine mi piacciono un sacco, probabilmente ci sarà il dopo andrò a controllare il TCS al massimo, ma lì ci sono tre tipi che hanno tutte la stessa patinatura. Vabbè, potrebbero fare almeno il parco chiuso tipe che non hanno, oppure magari sono gemelle, può essere. È il momento che tutti aspettano, uno dei podi più sotto. Io volevo la tutta fatta da Sharder, no, sta schifezza. Ma non si può fare, ragazzi, pensavo che lo facevano. La personalizzazione un po' alla Gran Turismo. Però già è buona che ci sono le facce che sembra gente normale, che non sono mostri. Quindi non possiamo pretendere tutto. Andiamo vincitore. Highlights. Credo che ce ne sono ben pochi, a parte proprio la partenza e la finale. Non credo che ci sia molto highlights. Bello. Sì, qui... No, qui l'ho fatta giusta. Vabbè, un po' contraddittorio strane, ma perché ho dovuto superare. Quindi diciamo che ci sta. Finale. Infatti vi l'ho detto che era una gara molto monotona. Vabbè. Caricamenti sono comunque veloci. Vedete che roba. Torna al menu principale. Certamente hai salvato qui. Allora io vi ringrazio. Vi chiedo di seguire il canale di Marco Drums Games Channel. Sia su Twitch che YouTube. Instagram, TikTok, Twitter, Discord, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. E ci vediamo domani sera, ore 21, Gran Turismo 7. Ciao Andrea, ciao a tutti i ragazzi che siete rimasti dentro con me. Ci vediamo domani sera. Un abbraccio e ci vediamo domani, Ciao ragazzi, buonanotte, buonanotte. Notte Marco, riposami. Grazie, grazie, grazie Andrea. Grazie davvero anche a te della tua compagnia, perché stasera, come vedi, siamo praticamente rimasti solo io e te. È stata una bella serata in compagnia nostra, mia e tua. Però non è arrivato nessuno dei... La Giulia, sul Shard un saluto veloce, Carla si è fatta la doccia, non c'è qua nessuno. Vabbè, vanno bene anche le serate così, Andrea, io e te e basta, gli altri che si attacchino tutti. Sto scherzando ovviamente. Ciao, ciao Andrea, ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi.